Ormai l'operazione Pulcinella è in atto. Pulcinella significa che bisogna togliere la maschera a chi si è costruito una storia di consenso politico ingannando i campani sul fatto che stava tutelando la salute. A distanza di 7 mesi noi abbiamo lo stesso quadro sanitario di febbraio, lo stesso quadro sanitario in termini di medici, infermieri, posti letto, tamponi, una situazione di una gravità inaudita, e lui cerca di distogliere l'attenzione non facendo parlare, non trasmettendo dati oppure distogliendo l'attenzione con i monologhi Facebook con cui se la prende con i ragazzi in maniera violenta che stanno fuori una scuola, oppure se la prende con i ristoratori, le pizzerie, i pub che devono chiudere alle 23, non ha nulla a che vedere con la movida, questi lo capiscono tutti. È un modo ormai che stanno capendo in tanti, e noi lo ripeteremo ogni giorno, di distogliere l'attenzione dalle responsabilità sullo smantellamento in questi 5 anni della sanità pubblica. Quindi operazione Pulcinella ormai in atto. Mi sembra che stiamo già in una fase a questo punto di alterazione della democrazia attraverso la strumentalizzazione con la propaganda del consenso. Quindi ormai è molto delicato. Si può arrivare a un passo da un collasso democratico all'alterazione della democrazia.